Amici di Motori Online, un saluto da Fabio Cavagnera. Oggi vi metterò al volante per voi della Volvo XC40. Salite con noi sull'auto dell'anno 2018. La Volvo XC40 è la prima vettura basata sull'architettura modulare CMA e presenta alcuni elementi originali, seppur restando fedele ai classici stilemi del marchio svedese. In particolare, rispetto agli altri modelli Volvo, si può notare il taglio del finestrino posteriore, che punta notevolmente verso l'alto. Per il resto, la griglia ed i gruppi ottici sono tipici di questo marchio, così come una presenza notevole, quasi imponente, nonostante le dimensioni non siano esagerate. Non manca un tocco di sportività, soprattutto nel posteriore, dove si possono notare lo spoiler ed il doppio terminale di scarico. Entrando nell'abitacolo della Volvo XC40 si può notare un ambiente di qualità come tipico della casa svedese, con materiali e tessuti premium, sempre morbidi al tatto. I sedili regalano una seduta rialzata da SUV, ma senza esagerare, e trovare la posizione di guida ideale è semplice con la regolazione dei sedili e del volante. C'è anche un po' di nazionalismo con quella bandierina svedese ritrovata anche all'esterno della vettura. Il passo è di 270 cm e regala spazio sufficiente anche per i passeggeri posteriori al completo, anche se in quattro il viaggio, soprattutto se lungo, risulterà ovviamente più confortevole. Il bagagliaio è già capiente con i suoi 460 litri, ma è possibile aumentarne la capacità di carico abbattendo con facilità i sedili posteriori. Come tutte le auto più moderne, anche sulla Volvo XC40 c'è tanta tecnologia, in particolare con il grande display centrale in stile tablet, tramite cui si possono controllare tutte le funzioni, dal navigatore alla radio, così come il climatizzatore o le informazioni sullo stato della vettura. Non manca la compatibilità con gli smartphone, grazie ad Apple CarPlay e Android Auto, con cui si possono replicare alcune delle applicazioni del proprio telefono sullo schermo centrale. Ci sono pochi tasti e manopole, visto che lo schermo touchscreen comanda tutto. I comandi sono intuitivi e semplici, anche se un po' di distrazione dalla strada c'è, per trovare l'icona giusta da toccare. La tecnologia è legata anche ai sistemi di assistenza alla guida e sulla XC40 non mancano certamente, con in primo piano il cruise control adattivo tramite cui l'auto viaggia quasi in completa autonomia in autostrada, gestendo frenate ed accelerazioni, ma bisogna sempre tenere le mani salde sul volante, altrimenti arriva ben presto la segnalazione di avvertimento. Siamo al volante della Volvo XC40 con propulsore 1.5 benzina da 163 cavalli, cioè la versione d'ingresso di questo modello. Eravamo un po' sospetti su questa motorizzazione, considerando la stazza del SUV, ma ci siamo dovuti immediatamente ricredere. Provando la vettura su vari tipi di strada, dalla città all'autostrada, con anche un piccolo tratto off-road, siamo rimasti stupiti positivamente dall'agilità della XC40. È una vettura estremamente maneggevole e brillante, rispondendo con prontezza alle nostre richieste. Certo, non si tratta di una sportiva, quindi i rapporti sono piuttosto lunghi e conviene scalare per avere un maggiore brio. Lo sterzo è diretto e preciso, seppur un po' morbido, ed è possibile divertirsi al volante, anche se si può notare del rollio in curva quando si schiaccia un po' il piede sull'acceleratore, ma c'era da aspettarselo essendo un modello votato principalmente al comfort. Infatti, in autostrada, la XC40 è una vettura ideale, molto silenziosa anche arrivando ai limiti di velocità, e comoda anche per affrontare dei viaggi più lunghi. In questo caso, tuttavia, l'opzione con il cambio automatico potrebbe essere l'ideale, anche se il manuale a 6 rapporti con cui era equipaggiata la nostra vettura si è comunque rivelato piuttosto fluido e pronto. Per quanto riguarda i consumi, abbiamo effettuato poco più di 500 km al volante della XC40
ed il dato medio è di 7,5 litri ogni 100 km nel citato ciclo combinato. Numeri dunque un po' più alti rispetto a quelli dichiarati ufficialmente dalla casa svedese. La Volvo XC40 T3 parte da un prezzo di 32.250 euro per la versione base, per arrivare fino ai 41.250 euro per la versione super accessoriata top di gamma. Un buon rapporto tra prezzo e optional potrebbe essere la versione Business Plus, da 36.100 euro. Per concludere, la Volvo XC40 è un'auto compatta ma non troppo, è tecnologica ed è compatibile con tutti gli smartphone grazie ad Apple CarPlay e Android Auto, e quindi l'auto adatta a tutta la famiglia, ma non disdegna un po' di sprint quando si decide di pigiare sull'acceleratore. Dunque, il premio di auto dell'anno 2018 è sicuramente meritato. E con questo è tutto. Un saluto agli amici di Motori Online e appuntamento alla prossima prova!